outing faccio parte della categoria dei fessi, pago sempre il biglietto e quando non lo pago mi fanno puntualmente la multa, quindi sono l'unico che, vabbè, al di là di questo, Maria Grazia Di Mario, Alberto Moreville, Profeta, indifferente, anche qui insomma un argomento molto interessante su un autore di un certo peso. Sì. Beh, io spero di aver dato un contributo alla conoscenza di Alberto Moravi attraverso questo libro e soprattutto le interviste di personaggi noti che lo hanno conosciuto e che hanno anche lavorato con lui. Nel libro ci sono le interviste per esempio di Monicelli, Lizzani, Nello Aiello, Petullà, Vito Riviello e Maselli. Di fatto questo libro nasce da un mio amore verso questo scrittore. Io fin da piccola ho sempre letto i libri di Moravia, ritrovandomi in pieno sia nel suo sentire la realtà, ossia una realtà corrotta, una realtà che non va come dovrebbe andare. Moravia, fin dagli Indifferenti, in realtà anticipa i mali del presente. Quindi diciamo che il libro parte dalla dimenticanza di Moravia, ossia dal fatto che Moravia in questi ultimi anni, in questi ultimi tempi è stato dimenticato anche dalla critica, e si fa anche dagli ambienti universitari, si fanno anche molte meno tesi su Moravia, per poi andare a verificare le motivazioni di tale dimenticanza ed arrivare a provare l'estrema attualità di Moravia, che poi è un po' quello che sto dicendo adesso, ossia Moravia non è uno scrittore del passato ma uno scrittore del presente. Da qui Alberto Moravia, il profeta indifferente, laddove noia è una forma di rifiuto della realtà e di critica della realtà, del presente. Quindi Moravia è uno scrittore di oggi che andrebbe riletto con più attenzione. Ecco, lo sforzo è stato questo. Un applauso, uno sforzo non di poco conto.